Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video del mattino. Siamo su Captain Toad Treasure Tracker. Ovviamente questa è la versione demo e dovrebbe essere più o meno lo stesso gioco del Wii U, ma su Switch. Ovviamente è un porting su Switch e dovrebbe anche contenere mappe nuove, per quel che ne so. Non so se lo comprerò, non so se lo porterò sul canale nel caso la risposta del comprarlo sia affermativa, però intanto andiamo a vedere com'è questa demo. Selezioniamo l'utente e andiamo. Amici online 1, ok, mi fa piacere. Iniziamo allora. Oh, non l'ho mai giocato, ma mai. Vediamo un po', quante ce ne sono? Ah, ci sono addirittura 3 capitoli. E in ognuno di questi capitoli sembra bisogni recuperare un diamante. Iniziamo col primo. In partenza da cima Tisradico? Strano. Ok, dunque vediamo un po'. Oh, che succede? Ah, così si cambia la visuale, mentre con questo... Ok, praticamente col pad si cambia visuale e con l'analogico ci si muove. Interessante, ok. Sapevo che era strutturato... Ah, anche con l'analogico sinistro, ma si può anche... Ah, c'è anche il sensore di movimento, ok. Anche con l'analogico destro, non sinistro, scusate, si può... Ci si può guardare attorno. Usa R, ok, quindi destro per guardarti attorno. Ok, un diamante recuperato, interessante. Come gioco sembra molto carino, molto colorato. Ah, ok, questa forse è quella che puoi più volte premere per prendere più... Ok, ho capito. Ok, qua, eccolo là. Semplice. Ah, ce ne abbiamo due addirittura che forse servirà per altro. Ma intanto prendiamo anche questo diamante. Ok, possiamo correre premendo B. O forse... Ah no, posso fare il giro, posso fare qui. Non c'è alcun problema. Fammi un po' vedere. Come faccio qui? Ok, lì c'è lo Shy Guy che dovrei sconfiggere. Non so però se posso sconfiggerlo semplicemente. Ah no, no, qui non c'è più. Ok. Devo evitarlo allora. Oppla, preso. E qui. Dai. Tiralo fuori. No, tiralo fuori. Scendi, 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 scendi. Che è qui, qui, qui. Volevo andare qui, volevo andare perché so che c'è sicuramente qualcosa. Ok, ho preso, ho fatto. Ottimo. Ah, però qui pure c'era qualcosa. Accidenti. Fa un po' vedere qua. Ok, lì c'è un poster ricercato. Va bene, ok. Sì, è abbastanza carino comunque sia. Non c'è male, davvero. Io ho raccolto tutte quante le monete, ma non sono uno di quei tipi che si mette a raccogliere tutto. Non sono uno di quei completionisti al 100%. Dunque, mi mancherebbe l'ultimo diamante. Vediamo un po'. Ok, 3 volte devo prenderlo, quello. Ah, me lo dà lui. Un altro compagno di avventure. Perfetto, corriamo allora e prendiamo la stella. Fatto. Purtroppo quel blocco lì sopra non sono riuscito a romperlo. Non me ne sono accorto proprio. Ero fissato con quello di sotto e quello sopra niente, non ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Fungo dorato raccolto. Ah, un fungo dorato quindi è. L'altopiano del fungo roccioso. Bene. Ok, dice qualcosa ma non ho capito bene cosa. Aia, ok, ma ti raccolgo. Oh, porca miseria, scorri, scappa! Todd, combini? Ok, sì, aspetta. No, no. Ah, no, qui c'è, è bloccato forse. Ah, è bloccato, ok, qui invece. Ok, qui si scende. Ok, esci bene. C'è un bel po' di roba qui, eh. Ah, qui c'è... Qui non si può... No, non si può andare, ok. ZR? Facendo. Ho fatto con ZL veramente, non con ZR. Ah, porca miseria. Ah, cavolo, e mo'? Ok, si può fare, si può fare. Si può fare tranquillamente, non c'è alcun pericolo. Uno.
E due, quello volevo prendere io. Sì. Ok, quindi ora... Aspetta un po'. Ok, ho capito, ho capito. Ok, e quello è abbassato. Guarda, se ti levi ti dico grazie. Perfetto, aspetta un po'. Ok, questo fa così e questo fa così. E questo per arrivare in cima. Ok, questo fa così. È la miseria. Però, no, no, non... Non riesco a capire come prendere quello di là, allora. Se riuscissi a capire come arrivare. Beh. E allora, Andre Link. Ok. Mancherebbe ora solo questo di qua dell'inizio. Ma mi serve un martello per romperlo. Perché c'è... No, non serve un martello. Oh, sì. Oh, ho capito. Proprio me ne sono accorto ora. Potevo prenderlo fin dall'inizio. È semplicissimo in realtà. Basta che vai qui e vai di qua. Me ne sono accorto ora. Prima non ci ho fatto caso proprio per niente. Ecco fatto, l'ultimo step è questo. E saliamo e prendiamo la stella. Eccola qua. Livello completato. Beh, non è difficile, eh. Più che altro è ingegnoso. No, aspetta, come? Come solo due? Ah no, solo sconfiggere i due tipo timidi. Perché prima hanno sconfitto solo uno, ecco perché. E fatto anche tutti i nemici sconfitti. Tre volte l'ho dovuto rifare sto livello per prendere tutto quanto. Accidenti. Perfetto, quindi dovrei avere anche lo stampo di là. Ok, perfetto. E l'ultimo, il re del monte Sputafuoco. Iniziamo subito con una boss battle. Fight time, grande. Ok. Lì però ce n'è una che... Cavoli. Sì, ok, ok, ho paura. Ah. Che significa? Aspetta, fammi pensare. Ok. È proprio ok. Ok, sto vedendo dove posso andare. Fammi correre qua. Ok, fermiamoci qui un attimino. Come fa a sapere dove sono? Non lo so. Sopra continua, beh, no, perché c'ho il coso qua, non ci vedo bene, allora devo spostarmi un pochino. Aspetta, però lì sotto c'è un diamante, come lo prendo? Ah, addirittura! Va bene, va bene. No, Todd, devi andare qui. Ah, mi tocca aspettare ancora un po'. Bene. Sopra continua ancora. Accidenti, ragazzi. Non è corto, eh. Sai che sarà una cosa un po' lunghetta, devo dire. No, aspetta qui, Todd, aspetta qui. Ok, corri.
Max, tutto qui? Solo un fungo? Ok. Ah, ok, aspettiamo un attimo. Sì, sì, spara pure. Va bene. Sì. Accidenti. Stai calmino. Ok, ok. Ho visto dove arrivare. Questo drago non ci lascerà in pace tanto facilmente, vero? No! No, 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 no! Calmati! Ok. Ah, vaffan un bagno però, pure tu! Ok. Perfetto. Ok, sali, 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 sali. Sali, Todd. Todd, cosa fai? No, 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 vai prendila. Oh mio Dio. Ah, ok, una botta in testa ci ha preso, poverino. A dormire. A nanna, ciao. Ti saluto. Poverino. Che bozza. Ehi, mannaggia te se ti potessi dare dei calci. Negli occhi proprio, pa! Oh, bravo, grazie. Carino. Certo. Non è chissà cosa, Però è carino, non mi sento di spenderci per il momento 40 euro. Tantomeno in versione digitale o fisica, non ce li voglio proprio spendere. Se lo trovo intorno ai 30 già è qualcosa, non è da comprare al day one assolutamente, secondo me. È carino, è... non è primo, forse perché è primi livelli, ma non è troppo ingegnoso. Io sto su un... stavo sul gruppo di chat e leggevo che alcuni non riuscivano, sulla versione per Wii U, quindi si parla di anni fa, non riuscivano a fare alcuni livelli, dicono è impossibile... È impossibile prendere questo diamante, questa stella. Non riuscivo a capire, eppure a me sembra molto facile. Quindi magari aumentando di difficoltà il gioco prende un'altra piega. E vedo che ci sono tipo, quanti sono? 50 livelli? 30? 40? Non lo so. Continua su Nintendo Shop. Vabbè, però, secondo me non è, essendo da quello che ho letto un porting, correggetemi se sbaglio. Poi magari metto io se ho sbagliato, lo metto, dico io comunque sia con qualche scritta nel video. E non è da prendere al day one, secondo me si può aspettare un pochino. È un gioco che ti finisci insomma in un giorno o due, ti ci metti, lo finisci. Ovviamente tutti i pareri sono soggettivi, non sono oggettivi. Se uno vuole prendere al day one, liberissimo. Se ci vuole spendere 40 euro, è liberissimo di farlo. Allora, ogni modo, questo video termina qui. Nel pomeriggio, ovviamente, in Azum Eleven Go Chronostones. Buono. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.